senso che la politica, come dicevate prima, non si faccia né con i sentimenti né con i risentimenti, ma con i numeri. Allora, numeri piccoli e numeri grandi. I 10 responsabili sono diventati 10 grazie a 2 prestiti, uno dal PD e uno da Autonomie. Quindi i famosi responsabili che si erano, diciamo, espressi a favore di Conte nel corso della fiducia erano fondamentalmente 8, ma per avere dignità di gruppo dovevano diventare 10. Quindi Autonomie e PD hanno prestato 2 senatori e sono diventati 10. I grandi numeri, Conte ha preso 156 voti sull'ultima fiducia, togliamo i 3 senatori Vita, diventano 153, aggiungiamo un senatore Grillino che era in quarantena per il Covid, quindi arriviamo a 154. Questo gruppo di responsabili non ha aggiunto nulla. 154 vuol dire che mancano 7 voti ai fatidici 161. Quindi viene restituita a Renzi, che ha provocato la crisi, la golden share della trattativa per un eventuale futuro Conte Ter nel perimetro politico della vecchia maggioranza. Questo è il dato di fatto di oggi. Su questo dato di fatto, come vede, noi non abbiamo avuto il minimo dubbio di dover rimanere nel campo del centrodestra, con le differenze e le articolazioni che esistono all'interno del centrodestra. C'è chi dice voto subito e basta ed è l'unica opzione che c'è sul campo. Noi abbiamo detto, anche insieme ad altri amici, ma anche lo stesso Berlusconi nell'intervista di ieri sul giornale, diceva: non ci sembra il caso, visto le tante emergenze che ci sono, straordinarie, sia sanitarie sia economiche, che si debba andare a votare spendendo e usando 3 mesi per fare la campagna elettorale. Forse varrebbe la pena di provare a fare un governo di unità nazionale. Questo è quello che abbiamo davanti. Allora, devo fare 2 domande, però, scusi. Devo fare 2 domande. La prima domanda il fatto che il PD presti... Innanzitutto, buongiorno Mirta, non ti ho nemmeno salutato questa mattina. Buongiorno Romani, è un piacere vederla. Prima domanda, se il PD presta un senatore a questo nuovo gruppo, come pare, che non abbia rotto con il PD, vuol dire che il PD teneva moltissimo a fare questo nuovo gruppo, perché? Perché pensa così di disinnescare un po' la mina Renzi, renderlo meno decisivo? È questa la sua interpretazione? Sì, teoricamente l'intenzione era questa, ma in termini numerici non è cambiato nulla. Forse sperava qualcuno nella maggioranza che facendo un gruppo qualcun altro si aggiungesse. Per il momento non è accaduto. Ok, seconda domanda. Io conosco ormai da molto tempo sia Paolo Romani però che... Però hanno risolto un problema di carattere formale. Formale, sì, il gruppo c'è. C'è un contenitore. Un piccolo problema di carattere formale. Se a qualcuno li gira, sa dove andarsi a mettere, che diciamo. Può andare al Quirinale a dire a Mattarella... C'è anche un altro gruppo che è d'accordo sulla candidatura, okay. Conte come Presidente del Consiglio. Allora, adesso sento un attimo la Scani su questo, che poi deve andare. Però un'altra domanda, Romani, perché appunto, come dicevo, conosco da molti anni sia lei che Silvio Berlusconi. Secondo me, tutti e due, in cuor vostro, pensate che se si fa un governo di unità nazionale sarebbe un gran bene per il paese, sarebbe un gran bene parteciparvi, perché in tutto questo ci siamo scordati la materia del contendere, il grande recovery plan, questi soldi che mai più vedremo, almeno la mia generazione, mai più... E temo pure quella dei miei figli, insomma, anzi dovremmo sbrigarci a spenderli bene per loro, ma che vanno utilizzati proprio per le future generazioni, che quindi sia bene che anche la centrodestra ci metta becco. Qual è la condizione che questo possa avvenire, secondo lei? Dato che io ne sono convinta che voi questo la considerate una buona opzione. Lei mi ha detto una cosa che io condivido pienamente, perché il Recovery Fund va definito entro il 30 aprile, vanno fatti i progetti entro il 2023, i pagamenti avverranno nel 2026 e i soldi verranno restituiti entro il 2056. Quindi è un piano di investimento e di rientro dei prestiti che ci saranno fatti, che coinvolgono circa 30 anni di politica italiana. Quindi è correttissimo l'accenno che lei ha fatto rispetto al fatto che un governo di unità nazionale, che a mio avviso dovrebbe essere un appello rivolto a tutti senza nessuna esclusione, poi uno deciderà, un partito deciderà se parteciparvi o meno, ma è un momento di tale emergenza che probabilmente quel governo, comprese tutte le forze, potrebbe gestire una delle più straordinarie occasioni che il nostro Paese ha per trasformarsi e per rivoluzionare la propria economia e per ripartire. Quindi premier di altissimo profilo e appello a tutti, questa potrebbe essere la soluzione reale. Potrebbe essere il passaggio successivo, una volta che il presidente incaricato, probabilmente Conte, ci avrà spiegato se riuscirà o meno a fare il governo. Allora, Ascani...